vorrei sottolineare che Bagnoli si è mossa dopo l'ordinanza chi inquina paga, che io feci nel dicembre del 2013 e non a caso aveva ad oggetto proprio l'inquinamento. Il governo si è impegnato a fare la bonifica, si è impegnato a farlo indipendentemente dal livello di inquinamento. Più c'è inquinamento, evidentemente più c'è bisogno della forza dello Stato e più c'è bisogno di soldi. Quindi il livello di inquinamento deve misurare la cifra della rapidità dell'intervento del governo e della quantità di risorse economiche necessarie. Noi per il resto siamo pronti non solo a dare la mano come sta facendo per le bonifiche, ma anche per la rigenerazione urbana. Entro l'estate, quindi prima che si vada a votare, governo nazionale, città di Napoli e governo regionale devono firmare l'accordo su Bagnoli, che riguarda appunto bonifiche, che tra l'altro sono già in atto una serie di procedure, e rigenerazione urbana complessiva.